Eccoci qua, brava gente. Ciao. Vediamo se regge la linea stasera, perché sto con degli amici a cena dopo una giornata di lavoro. Lo sapete, stiamo preparando il piano della comunicazione della Basilica di San Pietro in vista del Giubileo. Vi ricordo di iniziare a mandare gli indirizzi per farvi arrivare a casa quella che sarà la nuova rivista di Papa Francesco della Basilica di San Pietro. Ci saranno tantissime sorprese. Più avanti annunceremo il nome, non me lo chiedete, anzi vi chiederò quale nome vi piace di più. Facciamo un sondaggio: San Peter Review, Piazza San Pietro oppure Petrus. Vediamo un po' di questi tre nomi qual è che vi sfagiola di più, diciamo. Già c'è tra gli esperti una convergenza abbastanza significativa, però volevo sentire anche voi. Piazza San Pietro, San Peter Review e Petrus. Sarà tradotta in inglese, in spagnolo e in italiano, è evidente. E quindi mandate i vostri indirizzi per chi desidera ricevere questo strumento. Lo dico anche ai tanti brasiliani, argentini, spagnoli che ci seguono, ma anche Stati Uniti, insomma i paesi di lingua inglese che sono tanti, dall'India. Vedo che già uscite con dei nomi. È interessante, interessante, vedo. Vediamo, Petrus, è tutto spiano. Io per Petrus, anche io. Piazza San Pietro, c'è pure Piazza San Pietro, vedi, Piazza San Pietro, Petrus, Vabbè, però non diciamo niente, adesso è un sondaggio, Piazza San Pietro è un titolo in italiano, sì, Piazza San Pietro, vedo, E avanti, avanti, vediamo, poi sarà tradotto in diverse lingue. E allora, brava gente, però andiamo a noi. Vi chiedo intanto di pregare sempre per me. Facciamo gli auguri a tutti quelli che portano il nome di Tommaso. E in questo nuovo giorno, il 4 giovedì, Santa Elisabetta di Portogallo. Ma ascoltiamo il Vangelo. In quel tempo, salito su una barca, Gesù passò all'altra riva e giunse nella sua città. Ed ecco, gli portavano un paralitico disteso sul letto. Gesù, vedendo la loro fede, disse al paralitico: «Coraggio, figlio, ti sono perdonati i tuoi peccati». Allora alcuni scribi dissero fra sé: «Costui bestemmia». Ma Gesù, conoscendo i loro pensieri, disse: «Perché pensate cose malvagie nel vostro cuore? Che cosa infatti è più facile dire: ti sono perdonati i peccati, oppure dire: alzati e cammina? Ma perché sappiate che il Figlio dell'uomo ha il potere sulla terra di perdonare i peccati, alzati», disse allora al paralitico, «prendi il tuo letto e va a casa tua». Ed egli si alzò e andò a casa sua. Le folle, vedendo questo, furono prese da timore e resero gloria a Dio che aveva dato un tale potere agli uomini. Brava gente, ci troviamo di fronte a un momento bello della vita di Gesù che guarisce sia fisicamente, alzati, ma anche spiritualmente, i peccati ti sono perdonati. E lo vorrei commentare, questa immagine, vorrei soffermarmi sul perdono. Pochi giorni fa sono stato a lungo con Papa Francesco e gli ho chiesto, perché stiamo preparando un lavoro insieme, e gli ho chiesto un commento sulla lettera della misericordia di San Francesco. Voi sapete che San Francesco ha scritto una bellissima lettera sulla misericordia, una lettera ad un superiore,
E a un certo punto la frase che più colpisce dice: ogni volta che i tuoi frati incrocino il tuo sguardo, non vadano via senza aver sperimentato il tuo perdono. Si riferiva qui ad un frate che ne aveva commesse 1001 e Francesco raccomanda, dice: anche se sbagliasse 1000 volte, tu mille volte perdonalo e amalo più di me. È bellissimo San Francesco. E il Papa a un certo punto l'ha commentato con un Dio, Francesco dice questo perché Dio perdona tutto. Non so quante volte ha ripetuto questo tutto. Ecco, io vorrei consegnarvi a voi e a me questo tutto. Vedete, molte volte abbiamo a che fare nella vita con situazioni difficili, di gente che a volte c'è ostile, di gente che ne combina tante, a volte anche noi ne combiniamo tante, però ecco, la strada da percorrere è questa, no? Questo tutto, perdona, anche se è difficile, anche se non è semplice, però è su questo tutto che mi è rimasto impresso, perché altre volte Papa Francesco ha detto sempre perdona tutto, però commentando questa pagina di San Francesco, questo sguardo, e poi io ho chiesto perché San Francesco secondo lei adopera gli occhi, no? Dice, tira in ballo gli occhi, dice perché il perdono le persone ce l'hanno stampato sul viso, bello questo. E lo devono manifestare anche col viso. E poi dice perché se le persone ti sanno guardare negli occhi, allora sì, ma se non ti sanno guardare negli occhi, allora c'è qualcosa che non va. Mi fermo qui, brava gente, e andiamo avanti, andiamo avanti. Coraggio, e vedo che Annalisa ha scritto tutto, anche Angelo. E avanti. Allora, mi raccomando, se mi dimentico qualcosa, enzo@buongiornobravagente.it, enzo@buongiornobravagente.it, così rimandatemi le lettere che non vi ho risposto, che sto riprendendo un po' tutto adesso, e vado ai saluti. I nonni Giuseppe e Domenico vorrebbero gli auguri per i 10 anni del nipote Francesco. Francesco, un abbraccione, Antonio e Wanda vorrebbero gli auguri per i loro 47 anni di matrimonio. Ogni bene, Antonio e Wanda. Francesco, dimenticavo, fra 2 anni rientri per la giornata mondiale dei bambini, Ti aspettiamo a Roma. Poi la nonna Anna vorrebbe gli auguri e tanti complimenti per il nipote Riccardo, che si è diplomato con 100-100. Auguri Riccardo, coraggio, e avanti, saluto anche tua nonna Anna. Poi il 4 luglio Simone e Diego, 15 anni, vedete qualcosa di traverso. E qua Simone e Diego, 15 anni di matrimonio. Andiamo avanti, allora, forti, mi raccomando, e ci sentiamo. Buonasera, brava gente, per chi si affaccia domani, buona giornata, brava gente, forti, mi raccomando. E stasera, alla vostra salute, ogni bene. Dobbiamo pure un goccino, Eccoci qua, buona serata e buona giornata. Sono felicissimo che hai ripreso le nostre dirette. Andiamo avanti, ok? Maria Cira, ti saluto. Non soffocarti, no, cerchiamo di, non so, Antonella, cerchiamo di ogni tanto qualche buccia di pane. Forti.